Buonasera, buonasera a tutti. Aspettiamo che ci sia. Ok. Buonasera. Allora, vedo che ci sono persone che si stanno collegando. E vediamo. Però non riesco a vedere i commenti ancora. Buonasera. Eccoli. Ok. Ciao Carmela. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Mirella. Ok. Aspettiamo ancora un po' che si colleghi qualcuno. Vediamo un poco. Buonasera. Ciao Rocco, ciao Giovanna. Ci sono anche un po' di persone nuove. Buonasera. Ok. Allora, i martedì, a differenza di qualche sabato, di quei 2 sabati al mese, non ci concentriamo particolarmente sulla scrittura. Non ho un argomento, preparato prima, quindi, avrei piacere di ricevere da voi magari qualche domanda o semplicemente uno spunto su cui poter riflettere, su cui possiamo riflettere tutti quanti. Ditemi se si sente. Ok, io ho alzato il volume al massimo. Buonasera Graziella, buonasera. Buonasera. Allora, se qualcuno di voi aveva in mente una domanda o anche una semplice curiosità, anche personale, perché a volte quello che ci succede, noi non sappiamo dare una, tra virgolette, spiegazione. E allora proviamo a chiedere a qualcun altro se ha mai avuto la nostra stessa esperienza oppure da come sia partito un determinato percorso. Allora, Manuela dice, una domanda, ci sono giorni o dirette particolari quando ti metti in contatto con loro? Allora, no, Manuela, io non sono sempre in contatto con loro, ma cerco di essere molto disciplinata in questo. Quando ci sono delle dirette insieme a voi, diciamo che come se si stabilisse una sorta di appuntamento, va bene? Quindi resto in collegamento con loro o anche il lunedì. Quando sono nell'associazione Solange a Napoli e per dare un piccolo aiuto alle persone che, e quindi
Quindi in queste occasioni sono più, come dire, con le antenne drizzate. Però a volte può capitare che ci siano dei messaggi molto, molto forti anche quando sono a fare altro, insomma. È importante è importante avere molta disciplina sotto questo punto di vista, perché essere in contatto con l'oltre non è un gioco. Quando ci sono dei messaggi o alcuni tipi di energie, si sta male, si sta veramente male. E a me capita anche di sentire quello che sentivano loro, qualche particolare tipo di sofferenza o il modo in cui se ne sono andati nell'oltre. Mi è capitato, va bene, veramente. Qualcosa di molto particolare, ma io ho sempre un'amica molto sincera a cui chiedo, con cui mi confronto e la quale mi tranquillizza anche. Emanuela, bisogna esserlo. Uno dei punti dolenti è proprio questo. Molto spesso mi sento dire, magari beata te che hai questa cosa, che parli con loro, che hai un dono, è come se fosse una particolarità speciale, ma la verità è che siamo tutti speciali e il fatto che io abbia accettato per libera scelta di portare avanti quello che è un progetto della mia vita, della mia esistenza, implica anche molto lavoro, molta disciplina. Bisogna essere molto severi, perché non è un gioco. Perché ci sono persone dall'altra parte che soffrono, che convivono con un grande dolore e molto spesso essere in comunione con loro e sentire quel dolore e restare fuori soprattutto, perché io non posso, come dire, renderlo mio. Quel dolore. Però quando è così forte tu senti tanto dolore. Ed è anche importante il dopo i messaggi. E essendo canale è un po' tutto passa attraverso te e bisogna tenersi puliti da ogni residuo di energia non tua. Allora, vediamo un po' se c'erano altre domande. Allora, Carmela dice: Sonia, dimmi perché mi devo togliere questo pelo dallo stomaco ogni volta che tanto mi tormenta il fatto che io abbia cremato mia figlia, anche se ne avevo parlato con lei, le ho fatto del male, dicono. Che allora non importa, ma ogni tanto mi viene il tormento di aver sbagliato. Allora, Carmela, non devi avere questo timore, questa paura, per il semplice fatto che quando avviene questo cambiamento, questo trapasso, e si raggiunge una consapevolezza tale dall'altra parte, che il corpo viene visto proprio come un mezzo, si ringrazia quel corpo, è bello, brutto, malandato, malato, in tutte le sue forme, in tutte le sue sfaccettature, è uno strumento,
Il nostro corpo, fisico e materiale, ci aiuta in quello che è una prima parte del nostro compito, del nostro viaggio, va bene? Pertanto, qualsiasi sia la scelta che tu hai fatto, non viene vista da tua figlia, ma anche da altri, come un qualcosa di male, nella maniera più assoluta. Molto spesso in tanti messaggi che ho ricevuto, loro a volte è come se ridessero su questa cosa, perché ci dicono: sì, tu va bene, puoi andare al cimitero, tu vai, ma io sono accanto a te e insieme guardiamo quel posto, perché io non sono lì dentro. E noi abbiamo una, ma, come dire, noi manteniamo la continuità di quello che è per noi la cultura, di quello che è per noi un modo di rispettare quel guscio, quella custodia, no? Quel fodero che è il nostro corpo. Quindi non avere rimpianti, rancori o tormenti per questo, Carmela, perché la vita e la consapevolezza della vita oltre la materia è tanta roba, non si ferma al corpo soltanto. Dorina, guarda, non so ma, perché, ma a primo impatto sento proprio del colore viola per te ed è come se ho proprio la sensazione che i tuoi genitori continuano il loro cammino insieme come da novelli sposi, ma sono avvolti come vedo una luce viola. Sento di dirti questo. Ciao Baba, grazie. Oggi un po' così, anche tu mi sei mancata. Roberta, non è vero, non tutti hanno queste doti. Allora, io non le chiamo doti, semplicemente ogni persona liberamente, e consapevolmente sceglie un determinato percorso. Molti ragazzi della luce, molti, figli, invogliano i propri genitori o a coloro che restano qui ad aiutare gli altri. Molto spesso cosa accade? Che magari i genitori sono così presi dal dolore e si aggrappano a quell'unica speranza di poter veramente dare aiuto. Ma è fondamentale interiorizzare, comprendere, sviluppare, analizzare e quanto più si metta sotto il microscopio, oltre che la lente di ingrandimento, quello che comporta il dolore. Quando siamo proprio sicuri di esserci passati sopra, quando proprio siamo sicuri che non ci fa proprio niente, come un'influenza, come un qualcosa ritorna. E ritorna perché la nostra anima e il nostro spirito soprattutto sono così intelligenti da metterci alla prova. E quindi determinate situazioni continuano a ripetersi. E nel momento in cui si ripetono, avranno su di noi
o la stessa influenza o influenze diverse. Quindi possiamo analizzare se siamo realmente guariti e abbiamo accettato in parte quella piccola, anche una più piccola parte di quel dolore, o se abbiamo ancora tanto da lavorare. Ma questo era una premessa per dire che quando i ragazzi chiedono ai genitori o alle persone che restano di aiutare gli altri, non necessariamente bisogna avere doti medianiche o bisogna essere i più grandi medium della storia. Bisogna essere onesti con se stessi, con gli altri, ma si può aiutare gli altri anche essendo testimoni di quello che si è vissuto, del dolore, dell'esperienza fatta. Questo penso che sia la prova e la reale percezione del dolore e anche dell'esperienza vissuta, perché molte persone che si avvicinano all'oltre e fanno domande e molto spesso perché hanno subito una perdita. Quindi il motore che accende questa grande navicella, questa macchina, è proprio quello, il dolore. Ma è anche importante sottolineare che si può amare ancora, nonostante si abbia un grande dolore. Perché il dolore può fare due cose. O ci rende così duri nel continuare la sopravvivenza della vita, o ci sveglia e ci fa comprendere che ci sono altre persone che hanno bisogno di un aiuto e di una persona con cui poter parlare e poter condividere il peso di quel dolore. Anche questo è importante. Quindi non sempre uno deve concentrarsi nello sviluppare queste grandi doti che vengono definite tali. Buonasera. Allora, Piera, perché sono diverse notti che sogno mio figlio Manuel? Ma non riesco mai a capire cosa mi dice. Lui parla, parla. Allora, Piera, è importante anche questo. Non prenderla come un allarme. Ma loro ci fanno la scuola. Loro sono i nostri insegnanti. E tuo figlio è arrivato a te nell'unica maniera possibile per adesso. Nel sogno, tuo figlio vuole farti capire che c'è e anche senza intermediari, ti fa capire che arriva da te anche senza intermediari. Non avere paura di riuscire a non comprendere che cosa lui ti dica. È importante che lui sia arrivato da te, quindi ti ha fatto capire questo, che non sei così chiusa come potresti pensare, ma lui arriva fino a te e non è la tua immaginazione. Loro ci danno spunti su cui partire. Roberta, ci sono persone che non percepiscono gli altri. Cosa significa? Ognuno ha il suo canale, non tutti lo sviluppano nello stesso modo ed è un continuo lavoro su se stessi, perché non possiamo mai dire di essere arrivati da qualche parte, perché il lavoro interiore, il lavoro che ognuno di noi
deve iniziare a fare, perché può iniziare a fare un grande lavoro su se stessi. È importante per capire che siamo in continuo mutamento, in continuo cambiamento. Quello che c'era ieri non torna, quello che arriverà domani ancora non è arrivato, quello che è sicuro per adesso è il presente che viviamo in questo momento. Giovanna, allora, tu hai perso una figlia all'età di 3 mesi e da quel giorno la mia anima si è spenta. Ed ora, se mi affeziono alle persone e poi si allontanano per un motivo, io ne soffro tantissimo. Giovanna, allora, è proprio quel senso di perdita che è rimasto impresso dentro di te. E che senti proprio come un continuo nervo scoperto. E molto spesso l'empatia, ma anche la dolcezza, oppure quel legame di sincerità verso le persone ci fa abbassare quelle difese. E bisogna imparare a equilibrarsi. E noi siamo come tante calamite, lo diciamo sempre, ma è necessario continuarla a ribadire questo concetto, perché noi attraiamo quello che siamo in quel momento. Quindi se io ho paura di affezionarmi alle persone, attrarrò quelle persone che si fanno coccolare, che sono affabili e quindi sarò gentile con loro, ma di conseguenza, per un motivo o per un altro, mi legherò così tanto a quelle persone che quando quelle persone, per un motivo, insomma, per un altro, cambiano la propria strada, io resto appesa, ci resto male, perché non ho compreso che quella persona magari aveva un diverso percorso dal mio. Noi proiettiamo tanto sulle persone quello che siamo, quello che crediamo soprattutto. Ecco perché poi quando accadono delle situazioni che persone si allontanano, non riusciamo a farcene una ragione, non riusciamo a capire. Buonasera, buonasera. Allora, non è vero che nell'oltre sono tutti nella luce e nella pace? Ciao Daniela. Allora, quando si è nell'oltre, nella luce, possiamo immaginare questo piano a circa un metro. Allora, immaginate di essere stesi sul letto, no? E immaginate che davanti a voi ci sia proprio un metro. A un metro di distanza da voi, davanti a voi, qui a un metro, c'è l'oltre. Che cosa c'è nell'oltre? Ci sono diversi piani, ma sono quei piani che noi per convenzione chiamiamo piani, ma ognuno va di là con la sua consapevolezza, con la sua coscienza, con quello che con tutte le conoscenze, ma non che ha studiato qua, ma con quelle, chiamiamole conclusioni, che ha sentito, che ha metabolizzato, che ha riconosciuto. Quindi, nell'oltre ci sono diversi, stadi di coscienza. Quindi, troveremo persone, entità, anime. Chiamate come, insomma, li volete, ma sono comunque i vostri cari, le persone che vi hanno accompagnato in questo viaggio, che fanno un percorso e ognuno
ha il suo bagaglio. Ognuno si è portato nell'oltre il proprio bagaglio. Quindi c'è chi ha scoperto e ha riconosciuto la luce dentro di sé, l'amore, e quindi è in uno stato di pace, di beatitudine. Non fate esempi come inferno, paradiso, non c'è distinzione, ci sono solo diversi stadi di coscienza. E sono molto sensibili, soprattutto alle vibrazioni. Ecco perché quando si impara a riconoscere una vibrazione, se è più lenta, quindi è un po' più pesante, o se è velocissima, come quella dei ragazzi. I ragazzi di luce hanno una frequenza di vibrazione, non riesco a spiegarla, veramente. Quindi si fa. Noi facciamo questa distinzione, ma non. Se dovessi dirti sono tutti così, no. Perché c'è chi non ha magari ancora fatto un determinato percorso, non ha riconosciuto che cos'è la luce e quindi non la vede. Non so la percentuale di casi in questo, però posso dire per esperienza personale che c'è quello. È quello, va bene? Ma è proprio un concetto di dualità, è come bianco nero, è come luce buio, è come un rovescio di una medaglia. È così. Però attenzione a una cosa, scusami, volevo rispondere ancora a Daniela. Quando io parlo di onestà con se stessi e con gli altri soprattutto, quando si dà un messaggio, bisogna avere una grande, una grandissima responsabilità su quello che si va a dire. Perché se una persona soffre terribilmente e viene da te e vuole sapere della persona, insomma, della quale ti chiede, e quella persona tu senti che sta facendo un determinato percorso un po' più duro, più pesante, tu non vai a infierire su questa persona. Capito, Daniela, cosa voglio dire? Come non possiamo dire cose. Cose, come dire, non brutte, ma ognuno fa un percorso, quindi ci sono anime in viaggio, anime che salgono, scendono, è così, ma anche qui è la stessa cosa. Tutte le persone che hai conosciuto e che conosciamo non sono uguali. Noi possiamo riconoscere nelle persone che incontriamo qualcosa di noi, per questo ci leghiamo alle persone. Buonasera, ciao Graziella. Ciao. Allora, Giulia, c'ho una domanda. Facendo meditazione ho visto una donna del 1600 vestita in nero, con gli occhi azzurri e due bimbi di circa 3 o 4 anni che stringevano la mamma, mi sono sentita triste, stavo piangendo. Come mai questa visione? Allora, io non so che tipo di meditazione tu stavi facendo, cara Giulia, ma a volte anche a me è capitato durante qualche meditazione o anche nei trattamenti Reiki di viaggiare proprio indietro.
nelle mie vite passate. E quindi io non posso dirti come mai tu abbia avuto questa visione. Posso ipotizzare che sia una visione di te del passato. Molto spesso, perché ritornano le sensazioni quando apriamo quella porta dentro di noi e andiamo a scavare nel nostro profondo, e non sempre è facile, perché andiamo ad incontrare proprio dei blocchi, emotivi, soprattutto. E quei blocchi o quei traumi che abbiamo riportato e che ha memorizzato la nostra anima dalle vite passate, e a volte si ripercuote anche nella vita di oggi. Buonasera, ciao Valentina. Buonasera Patrizia. Buonasera Carmela, buonasera Lì. Guarda, allora, io il consiglio che vorrei dare alle persone che sentono il bisogno di chiedere un messaggio, e provate a concentrarvi, magari anche in un dialogo mentale con chi vorreste parlare in quel momento, o qual è la domanda che più vi risuona nella testa in quel momento. E, perché imparare da se stessi a riscoprire le conoscenze che ognuno di noi ha, perché ognuno di noi ha delle conoscenze, tutti abbiamo una parte spirituale dentro di noi, ma non è una spiritualità che si chiama così per moda, perché oggi sembra tanto che è una moda, la spiritualità. Io sono una tipa spirituale, ma non è che dici sono una tipa vintage. Cioè, bisogna anche andare a fondo su degli interrogativi, farsi delle domande. No, e non importa se non troviamo la risposta, ma già porsi la domanda e capire come ci siamo arrivati a quella domanda. Perché la spiegazione molto spesso è proprio nella domanda che noi ci poniamo. E per un attimo è come l'interruttore della luce. Quella è proprio un raggio di consapevolezza che può durare anche un secondo. Ma nell'immediato, dietro quel piccolo pezzo di consapevolezza, ce n'è un altro, e un altro, e un altro ancora. Quindi non abbiamo in mano la verità assoluta, perché nessuno ce l'ha. E tantomeno nessuno può dire io che compito ho nella vita, tu che compito hai nella vita, io che cosa devo fare, che cosa posso fare, perché lo sappiamo noi, ognuno di noi sa che cosa può fare e non deve fare, perché non è un obbligo. Noi siamo liberi di scegliere. Chi sceglie di mettersi a servizio e quindi di essere usato, siamo strumento. L'oltre usa noi come strumento, ma io non posso ritenermi il Padre Eterno o onnipotente perché faccio una cosa fuori dal normale, perché per me non è fuori dal normale. Io sono così, punto. Cioè, non vado oltre. E questo è bene che ognuno ascolti, veda tutto quello che ci passa in giro, che ci passa sotto il naso, perché ognuno ha bisogno proprio di trarre le proprie conclusioni, giuste o sbagliate che siano, ma noi lo dobbiamo fare con la nostra testa, con il nostro cuore, con il nostro sentire. Perché le persone, tutti, siamo facilmente
raggirabili. Siamo, non so se si usa come termine, però siamo facilmente. Basta una parola, basta un niente e crolliamo. E magari chi non conosce può essere vittima, va bene? Di un'altra parte di servizio, va bene? Ma sono libere scelte. Perché poi ognuno di noi ha un percorso e quando facciamo delle scelte, immettiamo delle azioni e quelle azioni diventano reazioni, diventano effetto domino. Non so se mi sono, se ho spiegato bene quello che volevo dire. No, Dorina, no. È una luce come di guarigione. È una luce viola quella che vedo. Come se proprio i tuoi genitori ti stessero regalando questa luce viola. Buonasera. Ciao Caterina, un bacio. Graziella, allora sono in un periodo per me di grandi cambiamenti, mi stanno stravolgendo la vita, come se avessi qualcuno vicino a me che mi sprona a cambiare. Chi potrebbe essere? Guarda, Graziella, non è una persona o un'entità, ma sono tante. Tu sei proprio al centro di un cerchio, di un meraviglioso cerchio. Ed è come se tu fossi proprio irradiata, come se ci fossero tantissimi piccoli raggi di luce che ti prendono da ogni direzione. Cerca di mantenere proprio uno stato mentale molto più positivo per rendere proprio più facile questo cambiamento. Allora, Roberta, ho perso un'amica il 15 agosto. Roberta, in questo momento non la sento, ma non vuol dire che sia qualcosa di brutto. A tempo debito. E puoi stare tranquilla. Non preoccuparti di questa sofferenza. Non preoccuparti. Non sento nulla che sia diverso da questa luce meravigliosa. Buonasera a chi si è appena collegato. Ah, ho capito. Per dote intendevi l'empatia. Magari non tutti hanno questa, sì, sono empaticamente più sensibili e sviluppati. Sì, questo sì, ok. Ma è molto importante anche durante i contatti, anche durante proprio dei messaggi, noi non possiamo essere coinvolti. Perché il contatto quando avviene ad un livello molto pulito, molto puro proprio, si è come collegati a quella parte più spiritualmente elevata, vogliamo dire, più pura, più cristallina, più trasparente. E in quella parte
in quella zona non ci sono contaminazioni di nessun genere di emozioni, perché è come se il nostro spirito, la nostra più piccola parte di spirito fosse collegata alla loro in una stanza bianca asettica, dove non c'è praticamente niente che possa contaminare quel contatto, e sono quelli più forti. Veramente, a volte sembra essere distaccati o indifferenti, e non è così, perché è proprio nella reale essenza di quel messaggio. Allora, Monia dice, infatti, quando ho rivisto mio padre da morto, ho avuto subito l'impressione che dentro a quel corpo lui non c'era più, come un involucro vuoto. Sì, Monia, è una sensazione molto strana all'inizio ed è brutto, perché è l'impatto, è quel calcio nel sedere che fa male, perché fa male, fisicamente fa malissimo. Ed è uno strappo al cuore e all'anima, la perdita fisica di una persona cara, che possa essere il marito, che possa essere la moglie, ma anche un figlio, perché molti sono genitori che hanno figli nell'oltre. Ed è molto bello poter vedere che questi genitori si sono uniti per testimoniare che l'amore continua anche oltre la materia, nonostante si continua a soffrire, perché è un dolore che non va via, è un dolore che resta dentro di te, ma è un dolore che può essere affrontato e può essere accolto come un'ostrica accoglie un granello di sabbia fastidioso e lo rende una perla preziosa. Buonasera. Allora, Antonio, ciao Sonia, lunedì scorso, giorno 7, al mattino presto, mentre andavo al lavoro, percorrevo la strada che faccio tutti i giorni che conosco benissimo. Tutto ad un tratto mi sono smarrito, cioè ho imboccato una strada diversa, una traversa sbagliata che non conoscevo, non imboccavo. Infatti ho fatto subito l'inversione per rimettermi sulla strada giusta, e così ho proseguito. Stavo benissimo, lucidissimo come tutti i giorni, mi sono sentito come se qualcuno mi parlasse al mio posto. Un tuo consiglio, secondo te, se è un segno, cosa significa? Sì. E anche a me capita, e posso risponderti a questa domanda per esperienza personale, perché è capitato proprio ieri. E quando, ad esempio, a me piace cambiare musica per fare la meditazione, magari posso usare qualcosa di zen, qualcosa di molto rilassante. O anche l'opposto, ascoltando musica rock e magari cammino per strada con le cuffie a tutto volume, e a volte capita proprio di sentirmi su un altro pianeta, nonostante io stia facendo una strada per andare magari nel posto in cui vado più spesso. E sì, capita quando inizi a sperimentare dentro di te che sei tante cose, quindi hai avuto consapevolezza dentro di te che oltre alla fisicità e a quello che c'è di materiale, ti sei come non staccato, ma diviso. È come se tu proprio avessi preso coscienza che sei anche altro rispetto a quello che ci consideriamo quotidianamente. Perché è come se stessi viaggiando su un altro binario. Un bacio a te, Piera.
Rocco, infatti, noi siamo cambiati in peggio, ma non ci piace questo atteggiamento e sono sicuro che Cosimo vorrebbe migliorarci. Tu ci aiuti tanto e siamo sicuri che c'è il suo zampino. Rocco, questa cosa che dici è importante, importante perché sai del percorso duro che state facendo e non lo cacci, ma lo accogli. E accogliere questo atteggiamento, che anche se non ti piace, è importante perché riconoscere, tu in quel momento lo stai riconoscendo. Ed è un primo passo importante. E sì, c'è sempre lo zampino di tuo figlio, perché i figli non ci lasciano mai. Buonasera. Roberta dice: io da quando ho circa 8 anni mi viene spontaneo fissare per un attimo gli occhi delle persone e riuscire a percepire i loro sentimenti. Perché ho questa cosa? Guarda, ognuno di noi anche inconsapevolmente, prima di esserne a conoscenza però, si lega a delle persone, le studia a pelle. Molto spesso le persone dicono: a me a pelle quella persona non piace, oppure a pelle quella persona mi piace tantissimo. Oppure qualcuno che ti guarda negli occhi e ti dice: ma hai uno sguardo così sincero. È perché gli occhi sono lo specchio dell'anima. In un certo senso è come se riuscissi a sentire attraverso gli occhi, ciò che sono le persone. È una parte di te, è un tuo modo di riconoscere le persone. Ma non spaventarti. È come i bambini. Anche più, diciamo, magari prima dell'età, fino a 5-6 anni, perché non riescono a dare soluzione alla situazione con la ragione, ma usano il sentire. Quindi i bambini piccoli piangono perché si fanno male, non sanno spiegare il perché del dolore, ma piangono. Quindi ognuno di noi, a modo suo, cerca di captare l'energia degli altri. Ma perché stiamo imparando a conoscere che cosa sia l'energia e più ne sentite parlare, più leggete, più vi informate, più guardate, ascoltate diverse opinioni, ma di persone che hanno fatto delle esperienze che non possano inventare qualcosa, ma che possano testimoniare, le proprie esperienze. E questo è importante perché ognuno ha bisogno di ragionare, di pensare su quello che sente con l'orecchio, ma anche su quello che sente dentro di sé nel proprio cuore. Buonasera, non importa, non fa niente, tanto la diretta resta per chi vuole guardarla in differita. Manuela dice: ma quando si va nell'oltre ci si rivede ci si rivede con la stessa immagine che avevamo qui? Allora, sì, quando è un po' come. Noi abbiamo una memoria grande, universale,
la possiamo chiamare, che è la Akasha. Nei registri, nei cosiddetti registri akashici, ci sono tutte le memorie delle vite passate, chi eravamo, che cosa abbiamo fatto. E quindi sì, Manuela, quando si va nell'oltre, più che ci si rivede, ci si riconosce in ciò che siamo stati. Perché il carattere sostanzialmente delle persone non cambia. Più che, ad esempio, in un contatto, qualche volta viene magari una signora che vuole parlare con il marito. Se il marito c'è e risponde, quando magari se n'è andato aveva 90 anni, e invece il signore dall'altra parte si presenta come se ne avesse 40. Quindi si fanno rivedere fisicamente, ma non è importante la forma fisica. Quello che conta sono proprio le evidenze che danno a livello caratteriale, o se avevano proprio qualche caratteristica fisica o qualche peculiarità negli usi, insomma, sì. Non conta soltanto l'immagine, ecco. Allora, bella domanda, Roberta. Ma se una persona in vita non è stata in grado di capire i suoi errori, poi li capirà? Siamo sempre noi stessi. E essere, portare dall'altra parte l'onestà verso se stessi ci aiuta anche a comprendere gli errori che abbiamo fatto, perché tutti facciamo errori, ma dall'altra parte non si è giudicati, non si è colpevolizzati, non c'è nessuno che ci dice tu hai sbagliato, quindi vai all'inferno. No, niente di tutto questo. Noi siamo gli unici giudici di noi stessi e delle azioni che abbiamo fatto, perché tutto è esperienza, tutto quello che facciamo, giusto o sbagliato che sia qui. Quando diciamo dall'altra parte ci troviamo con la vera essenza di noi e tutto quello che abbiamo fatto, noi lo riguardiamo come un film e se è il caso di tornare sotto nuove vesti, lo facciamo e proviamo a ricominciare da capo quel compito che abbiamo lasciato in sospeso. E quindi continuare la nostra evoluzione, perché ricordiamoci che noi siamo esseri, come ci chiamano loro, meravigliosamente imperfetti e ci amiamo e impariamo ad amarci nonostante siamo imperfetti. Francesca, hai ragione. Guarda, quello che ti posso dire è che prova a. Allora, io davvero con tutto il cuore, se potessi in questo momento, lo farei subito. Lo farei subito, ma non dipende da me. Francesca, stai tranquilla, non ti preoccupare. Daniela, ma poi tutti ci arriveranno? Ci arriverà chi avrà il coraggio di mettersi a nudo, con l'anima, non fisicamente, ma con l'anima. E se siamo in grado di guardarci, di guardare dentro noi stessi e di riconoscere ciò che è bello, ciò che è meno bello, chi resta nell'umiltà
può provare ad arrivare, va bene a questo. Mo non, noi non possiamo decidere per gli altri, come nell'oltre non esistono figli o persone che ci dicano non fare questo perché è sbagliato. Loro possono consigliare, possono, ma non possono scegliere al nostro posto. Ognuno di noi deve mettere l'intenzione nel fare qualcosa, creare un'azione e di conseguenza una reazione, perché noi nella materia siamo responsabili delle nostre azioni e di ciò che facciamo. Cara Katia, puoi dirglielo anche tu. Perché loro amano molto ascoltare anche le nostre conversazioni mentali. Buonasera, buonasera, buonasera. Francesca, hai ragione, sì. Ti ho risposto prima. Non mi posso inventare qualcosa che al momento non ho. È importante parlare con loro, anche se qualcuno può prenderci per pazzi. Però magari se stiamo a casa, ma anche nei pensieri, non soltanto nelle parole, nei pensieri proprio, vedrete che quando meno ve lo aspettate, vi daranno proprio un segnale che vi hanno ascoltato e che avete parlato con loro in quel momento, anche mentalmente. Sì, ma anche attraverso lo sfarfallio della luce, la televisione si può accendere da sola, magari dei rumori, qualcosa, mobili che scricchiolano. Loro sanno come arrivare a noi, senza spaventarci. Dorina, mi puoi scrivere? Su Messenger sono un po' arretrata di messaggi perché sono tante le persone che mi scrivono e chiedo scusa se non ho risposto ancora a tutti. Simonetta, non riesci a capire se la scrittura è un dono che devi coltivare o se è la tua immaginazione. Questo non te lo posso dire io, ma è un percorso che devi iniziare tu. Perché loro ci mettono alla prova e quando meno te lo aspetti, se è il tuo percorso, troverai la strada giusta, senza dubbio. Grazie, sono io che ringrazio voi e ci sono ancora tanti messaggi da leggere, non riesco perché sono già le 20:30 e devo dare spazio anche ad altri. Noi ci vediamo la prossima settimana. E vi do un grande abbraccio. Vi saluto, buona serata. Ciao a tutti.